www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. I consiglieri comunali di Mussomeli ritornano questo pomeriggio nell'aula Francesca Sorgi. Presidente, ieri sera consiglio comunale, oggi pomeriggio nuovamente consiglio comunale alle 18.30. 30 settembre 2014, bilancio 2013 all'esame e all'approvazione. Ci dica qualcosa. Ma gli scenari di ieri sera lasciano ormai ben poche cose all'immaginazione. La conferma in aula del capogruppo del PD, che il PD prende le distanze dall'approvazione delle tariffe e quindi dal relativo bilancio, di fatto prende le distanze dal suo stesso sindaco. Questo non lascia spazio a immaginazioni di altro tipo, anche perché la minoranza seduta stante ha presentato contestualmente una mozione di sfiducia contro il sindaco. Io ritengo che per il buon senso che ogni persona ha, a prescindere dagli schieramenti politici, dal ruolo, eccetera, eccetera, bisogna prendere atto che non c'è più la possibilità di andare avanti in maniera assoluta, perché il sindaco non ha la possibilità di ricostruire una maggioranza diversa da questa, perché i tentativi che sono stati fatti in questi 4 anni hanno di fatto percorso tutte le strade possibili. Venendo meno l'appoggio su quello che è il documento principale dell'attività dell'amministrazione, quindi il bilancio di previsione, di fatto ha ritirato la fiducia al sindaco, quindi deve prendere atto di questa situazione e chiedere con garbo, con educazione al sindaco di fare un passo indietro pure lui e andare all'azzeramento di tutta l'assise. Io ritengo che anche un gesto di grande disponibilità e un segnale anche verso la gente potrebbe essere quello di rassegnare le dimissioni contestualmente, tutti i consiglieri comunali tra maggioranza e opposizione, il sindaco compreso. Questo permetterebbe alla Regione di nominare un commissario straordinario che potrebbe, con i poteri congiunti del Consiglio e della Giunta, operare sul Comune, evitando i guai maggiori che potrebbero essere ad esempio quello del dissesto, che porterebbe per 10 anni grave conseguenze su tutta la comunità, sui dipendenti e quant'altro causa il disastro. Questo consentirebbe pure evitare anche l'atto estremo che è quello della mozione di sfiducia, che ritengo che in ogni caso sia sempre un fatto traumatico che non è gradito né da parte di chi la presenta e manco da parte di chi la deve subire. E soprattutto quando si prende atto che realmente questa è l'ultima spiaggia, con grande dignità, senza vinti e vincitori, senza parti offese o parti gaudenti, si potrebbe arrivare veramente alla remissione di tutti i mandati, facendo decantare questa situazione da qua a giugno, quando ci saranno le nuove elezioni, tornando a una situazione più tranquilla, più mite, più rispettosa, ed evitando soprattutto le fratture di carattere personale che poi sono sempre più difficili da rimarginare. www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.